E loro due sono i nostri due... Esatto, amiconi. I nostri due bambini pelosi. Lì ci sono gli altri tre coinquilini, uno lo odio. Lo odio perché dovete sapere che lui è stato protagonista di uno scherzo ad Andreotti, perché Andreotti ha il terrore dei piccioni, vero Andreotti? Altro lo piccioni. Quindi io per il suo compleanno gli ho preparato uno scherzetto dove gliel'ho piazzato appena sveglio lì sul comodino e era, lui era una cosa si è spaventato come una femminuccia. Siamo all'ultimo piano, qui sopra spesso sono i piccioni, io ho paura. Quindi tengo sempre tutte le zanzariere chiuse. Una mattina mi sono svegliato con il piccione sul comodino e mi è venuto un infarto. Esatto. Mi sembrava vero. Poi ci sono Baby Yoda e Zenzi. Che non si sa perché siano sì, qui. Esatto. Ormai forse però li voglio bene. Per fare compagnia al piccione, però Zenzi esatto. È il mio preferito. Non ne compriamo più. Direi anche basta. Perché sono diventati anche tra questi loro i gatti. Il bersaglio ormai... dei gatti. Esatto, poverini, non ne possono più neanche loro. Un'altra delle nostre cose preferite, e non è il microonde ovviamente, sono queste fotine qui. Questa calamita piccolina qui, con il disegno dei due gattini, che ce l'ha regalata la bimba del piano di sotto ed è stata veramente carina, mi è venuta molto, molto carina. Da commuovermi. Invece ma... questa qui è una nostra foto qua in terrazza, appena avevamo finito di arredarla. E qua invece è una vacanza che abbiamo fatto quest'estate a Procida, che non eravamo mai stati lì. Questa qui di Marlon e Brenda, loro si litigano sempre ai posti, stavamo montando le sedie, si sono tutti e due messi sulla stessa sedia esatto. E non si spostano da lì. Prendi una cosa, ci devono stare tutti e due, esatto. E non mollano. E li abbiamo immortalati. Questa è la nostra preferita, la prima pianta che è entrata in casa. È l'unica a essere ancora viva, no, da quando è entrata. Sono tutte vive, ma lei è proprio particolarmente la nostra preferita. E poi abbiamo una passione proprio sfegatata per i cacchi. Sì, è un po' la nostra mascotte di casa, quindi diciamo, lei dai. È l'intoccabile. Questa è la giraffa che ci ha regalato mia sorella quando è andata a fare un viaggio in Kenya. Chiamato Melman per gli amici. Melman, si è caduta, l'abbiamo anche tutta riparata. Non è vero, in realtà devi sapere questa chicca, adesso tua sorella ci odierà, ma in realtà ce l'ha portata con la testa rotta, sì, ma non ci ha detto niente, ce l'ha fatta prima a rincollare. Quindi direi che questa è il primo oggetto che è entrato. Gli vogliamo molto bene. Questa è un'altra tra le nostre cose, diciamo, preferite, perché sì. È il posto preferito dei nostri due gattini, Marlon e Brenda. Io in realtà volevo prendergli uno di quei tiragrafi con tutte le casette, tutti gli ostacoli, invece lui voleva una cosa di design, questo è più bello. Super moderna. Questo è molto carino. Però dai, diciamo che non serve a niente molto. Perché si fa le unghie comunque dove gli pare, sì, è già un inizio.